Settembre è il mese dedicato alla malattia dell'Alzheimer e vedrà il Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze del San Carlo di Potenza organizzare 3 giornate di screening gratuito per le funzioni cognitive. 3 giornate rivolte alle persone dai 55 anni in su. Lo comunica il direttore generale dell'azienda ospedaliera regionale Giuseppe Spera, il quale inoltre evidenzia l'importanza di queste iniziative che mirano a sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione. In questo contesto, questi screening consentono di monitorare lo stato delle diverse funzioni cognitive e di intervenire tempestivamente con misure correttive. Gli screening si svolgeranno il 16 e il 30 settembre dalle 8:30 alle ore 13 presso l'ambulatorio dell'ospedale San Carlo di Potenza. In occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, sabato 21 settembre, lo screening si terrà nei locali dell'azienda ospedaliera regionale situati nel piazzale della Torre Guevara di Potenza dalle 8:30 alle ore 13 in collaborazione con l'Associazione Alzheimer Basilicata ed il Tribunale per i diritti del malato. Durante la tarda età si possono verificare cambiamenti dovuti a nuove dinamiche come il pensionamento, la separazione dei figli o la perdita del partner, oltre a fattori psicologici come il rallentamento psicomotorio e la diminuzione della memoria, spiegano le dottoresse Celeste Sarli e Angela Viggiani. Attualmente circa il 5% delle persone oltre i 60 anni è colpito da Alzheimer, percentuale che aumenta con l'età e spesso si manifesta in modo graduale e anche subdolo, celato dietro apparenti lucidità ed autonomia.